premi il pulsante, principessa Sally. Wow, è incredibile! Che bella casa delle bambole, principessa! È carino da parte tua portarla qui così da poterci giocare tutti assieme. Cosa ne pensate, bambini? Bambini! Oh no, Teo! Aspetta, ti ho preso! Oh, deve averti fatto male, Teo! Lascia che ti dia un bacino, così passa la bua! Visto, passato tutto! Oh, che amore! Torniamo più tardi per recuperare la casa delle bambole! Ciao! Ciao! Giochiamo! Sono tutti i mobili, le lampade e i tavoli. Ta-da! Vuoi che la decoriamo tutti insieme? Yay! Principessa Ellie, adesso dove lo mettiamo il frigo? Principessa Ellie? Principessa Ellie? No! L'ho persa di nuovo! Deve essere da qualche parte! Principessa Ellie! Principessa Ellie! No, Charlie! Qui nel giardino non c'è! Ma dove diamine può essere? Facciamo tutti un paio di respiri profondi. Aha! Lovely Luna! Charlie! Bambini, guardate! L'ho trovata! Ma non l'avevo mai vista così piccola! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Presto, tiratela fuori da lì prima che distrugga la casetta delle bambole! Sarebbe stato così spaventoso! Rimani appiccicata a me, Stella Skylar! Farà meno paura se ci uniamo! Ma che bel bambino! Intendo averlo tutto per me! Lulu, tutto ok? Ben presto, quel piccolo bambino diventa una bellissima principessa che amava cantare. Un giorno un bellissimo principe a cavallo udì una dolce canzone. Oh!
Oh no! Presto, fa qualcosa! Ecco fatto! Adesso va meglio! Ma salvare questa principessa si dimostrò essere molto arduo! E seppure molti avessero provato... Sembrava che lei fosse destinata a vivere tutti i suoi giorni rinchiusa in una torre. Ma vi era ancora speranza. Vi era un ultimo principe che finalmente avrebbe potuto salvare la principessa. Giù da lì ora. Non temete, bambini, arriviamo. Kelly, Teo, visto, bambini? A volte tutti hanno bisogno di aiuto, sia le principesse sia i principi. Per sempre felici e contenti. Fine! Gordon! È ora di cena! Gordon? Oh! Sembra che Gordon non stia benissimo. Non vuole i croccantini. Deve stare male per davvero. Non temete, bambini, so cosa fare. Gordon si farà un giretto dal veterinario. Ehi, non dovete aver paura del veterinario. È solo tipo un medico, ma per animali. Credo che avremo bisogno di un aiuto speciale. Amiche stellari, mi ricevete? Ho bisogno di assistenza. Siamo venute appena possibile. Che succede, Charlie? I bambini hanno mangiato un altro pacchetto di biscotti spaziali. No, si tratta di Gordon. Sta male. Devo portarlo dal veterinario, ma i bambini non vogliono. Oh, bambini, non dovete aver paura del veterinario. Aiuta gli animali a stare bene. Magari possiamo mostrarglielo in qualche modo. Ci sono! Forza, amiche stellari, portiamo Gordon dal veterinario. Ta-da! Benvenuti dal veterinario. Ora, chi è il primo paziente? Ah, certo! Sembra che Eddie faccia male il piede. La mia assistente Bella aiuterà a bendarlo. Ecco fatto! Adesso va meglio. Il prossimo! Poverina! Ha un gran mal di testa, ma abbiamo qui una crema apposta. Mi è già capitato in passato. Una pinna slogata. Dagli questa medicina 3 volte al giorno. Adesso è il turno di Gordon.
Penso che dovremo usare i raggi X. I raggi X mostrano cosa succede dentro Gordon. In questo modo possiamo capire cosa c'è che non va. Bene, le sue ossa sembrano sane e robuste. Adesso diamo un'occhiata dentro al pancino. Svelato l'arcano. Sembra che Gordon abbia mangiato una calza. Ma è ovvio che si senta male. Tutto ciò che serve a Gordon è una medicina speciale e quella calza uscirà presto. Come farà a uscire? Con la cacca. Oh cielo. La calza è uscita! Oh, adesso Gordon è tornato quello di prima! E io penso di potermi liberare di questo! Grazie per averci aiutati a prenderci cura dei nostri animali, amiche stellari! I veterinari sono il meglio del meglio! Oh, ma figurati, Charlie! Gordon, no! Lasciarci in spiaggia! Oh! No, 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 bambini! Non c'è bisogno di portarsi quella roba! Dobbiamo rimettere tutto dentro o perderemo il pullman! Non serve l'elmetto da pompiere in spiaggia! Puoi giocare con questo piuttosto! Tilly! Serve la crema solare, non il kit archeologo! Non portiamo la spada in spiaggia! Ok, bambini, se collaboriamo possiamo rifare la borsa in fretta e riuscire a prendere il pullman! Tutti quanti, basta! Se non rifacciamo la borsa, perderemo il pullman! Oh no, siamo in ritardo! L'abbiamo perso! Amiche stellari, aiuto! Richiesta d'aiuto ricevuta! Niente paura! Le amiche stellari sono... Oh! Che è successo qui? Volevo portare i bambini in spiaggia, ma c'è stato qualche problema. Ci credo! Ma cosa vi serve questo in spiaggia? I bambini vogliono portare cose tutte diverse. Ci è voluto così tanto a fare la borsa che abbiamo perso il pullman e ora non possiamo andarci. Oh, Charlie, sembra che tu abbia bisogno di una vacanza. Amiche stellari, perché non portiamo la spiaggia qui? Ora, dove l'ho messo? Ah, spiaggia istantanea! Basta premere un pulsante e... Tutti quanti state indietro! La crema solare aiuta a proteggere la pelle, così non ci bruciamo. Gli occhiali da sole proteggeranno gli occhi. E il cappellino per proteggere la testa. Ehi, come vi stanno bene, bambini? Ora siete pronti per la spiaggia. Wow, amico!
Ben fatto, bambini! Immagino che possa servire davvero qualsiasi cosa in spiaggia! Ma adesso sapete cosa è importante portare la prossima volta! Vero, Charlie? Sentire qualcosa? Trovati! Oh! Oh, Gordon! Cattivo! Oh. Gordon deve imparare dove fare i bisogni. Avete voglia di aiutarmi? Fase 1. Incoraggiare il cane a farla fuori. È ora di farla fuori, Gordon! Visto quanto è bello! Bravissimo! I cani la fanno fuori! Eh? Credo che ci servano rinforzi! Amiche stellari, mi serve aiuto! Stiamo arrivando, Charlie! Ah, le mie chiappe! Viaggiare alla velocità della luce va bene, ma atterrare mica tanto! Attenta, Skylar! Gordon ha deciso di fare i bisogni in casa e quindi adesso c'è pipì ovunque! Ok! Prima di tutto, diamo una pulita! CleanBot 5000! Portala via! Adesso va meglio! Adesso pensiamo a come aiutare Gordon a capire dove fare i bisogni. Sono sicura gli serva solo un po' di tempo. E anche molta pazienza. E qualcuno che gli mostri come si fa. Credo che stia funzionando. Magari per Gordon non è facile imparare dai bambini. In fondo lui non è un bambino. Hai ragione. Se solo avessimo un altro cane che potesse insegnargli. Aha! Ho qui la soluzione. Due bellissimi cagnolini. Oh, sono adorabili. Due Gordon. Spero che funzioni. Non ci resta che aspettare. Ci siamo! Gordon sta per fare la pipì! Compiuta, amiche stellari! Passo e chiudo, Charlie! Fermi! Che cos'è? Ma Kitty!
Kitty! Vedi? Così va meglio, bravo cucciolo! Kitty! Ehi, no, no, no! Gatto cattivo! Oh no, che disastro! Devo fare qualcosa! Oh, ehi, no! Fermatevi immediatamente! Oh, le avevo appena raccolte! No! Eccoti, principessa Ellie! Eravamo preoccupati per te! Ci hai messo un sacco a prendere dell'acqua! Oh, non sei stata via a lungo, principessa Ellie! Cos'è successo? È un gran macello per una principessa così piccola! Va tutto bene, principessa. Tutti facciamo errori a volte. Principessa, bambini, ora basta, va tutto bene, non serve piangere. Ehi, ma che... Fermi! Guardate questa pantofola, è distrutta! Un momento! Gordon? Kitty? Oh, principessa Ellie! Mi dispiace di aver pensato che fossi stata tu. So che non è vero. Erano Gordon e Kitty, giusto? Ok, bambini. Ora cosa dobbiamo fare con questa camera? Ecco, bambini, finito! Ci voleva solo un po' di gioco di squadra! Ottimo tempismo, principessa! Giusto in tempo per mettere a posto l'ultimo libro! Kitty! Gordon! No, non di nuovo! Pixie, avete mica detto che a voi serve il nostro aiuto? Ciao! Chi è quel tesorino lì? La principessa Ellie! È per lei che ci serve aiuto! Proprio così! Anche la principessa vive nel luccicabosco, ma stanotte c'è stata una bufera! Quindi ci sono rami ovunque! È un disastro! Speravamo che Ellie potesse giocare qui con te e i bambini mentre noi andiamo a dare una pulita. Certo! Cosa ne dite? Ci divertiremo! Forza, principessa Ellie! Qui ci sono le sue cose: il ciuccio, la sua tazzina e il piattino. Grazie, Charlie! Torneremo presto! Forza, Ellie! Giochiamo! Ah!
Rivelato che qualcuno ama le fragole. Una per Tilly e a te, Lulu. Tranquillo, Teo, ce n'è anche per te. Oh, Tilly! Non preoccuparti, la trovo io. Aha, presa! Ecco qua, Tilly. Ok. Tu prendi questa qui e ne prenderò un'altra anche per Ellie. Sei gentile a condividere, Tilly. Immagino sia stata colpa mia. Tilly, non si lancia il cibo. Ehi, Glopixie. Ellie si è divertita un mondo oggi. Oh no, è ora di tornare a casa, Ellie. Non piangere, principessa. Puoi tornare qui a giocare quando vuoi. Adesso andiamo a salutare i bambini. Avete visto, vero? Ellie è mica cresciuta. Dolcetto scherzetto! Wow, belle maschere! Visto, bambini? Non temete, siamo noi! Guardate, siamo Sammy Shimmer, Sienna Sparkles e Gigi Glimmer! E chi c'è qui? La principessa Ellie! E ora... andiamo a travestirci! Yuppie! Perché non facciamo a turno? Dato che la principessa Ellie è l'ospite, indosserà lei il tutù per prima. Bello!
Dolce Teo. Oh, ci sei stata di grande aiuto, principessa Ellie. Già, qualche centimetro di altezza in più fa davvero comodo. Mega Tilly! Vuoi essere più alta anche tu, vero? Come la principessa! Ma sei già perfetta così come sei! La principessa Ellie è alta solo perché è una principessa magica! Ok, ok! Non piangere! Forse ho un'idea! Tanto Charlie non c'è! Oh, Tilly cresce! Spezzerò l'incantesimo con un altro bacio! Ok, Tilly, è ora di tornare alla normalità! Metti un attimo giù quei biscotti e... Tilly, no! Bye.
Tilly, lasciati dare un bacio. Uno solo. È inutile, servono rinforzi. Charlie! Aiuto! Capisco. Non era previsto che diventasse così alta. Non riesco a invertire il processo. Beh, dobbiamo rimpicciolirla in qualche modo. Beh, peccato che tu non voglia tornare normale, Tilly. Perché qui stiamo facendo una piccola festicciola tutti insieme. Abbiamo la torta e ho comprato un libro nuovo di zecca da leggere. Sarebbe bello se ti unissi a noi, Tilly. Credo che adoreresti questo libro. Ti andrebbe un po' di torta? Chi è pronto per giocare sul... neve? Bambini, tutto ok? Forza! Tu che hai tirato le palle di neve, esci allo scoperto, avanti! Ciao! Ciao! Divertiti un mondo, vero? E tu, principessa? Hai un bel braccio! Ti sarai divertita, vero? Principessa? Oh no! Principessa, dove sei? Glow Pixie? Aiuto! Principessa? Dove sei? Bambini, niente! Abbiamo ispezionato il giardino, Charlie! Ma non c'è traccia di lei! Oh, sono davvero preoccupata! Dove potrà essere? Magari entra... No, Charlie, non è nemmeno in casa! Ehi, è la scarpa della principessa! Dove l'hai trovata, Gordon? Ottima idea, Tilly! Basta seguire Gordon! Oh, principessa, grazie al cielo! Eravamo in pensiero! Oh no, sta congelando! Oh!
Brrr, con quel vento gelido serve un po' di calore. Non credi, Gigi? Eravamo davvero preoccupati, principessa. Siamo felici che tu stia bene. Credo che non riuscirò mai a farci l'abitudine. Ho scordato i pennelli, torno subito. Ta-da! Adesso, eh? Ah, ma che disastro! Voi bambini sì che sapete come creare disordine. Rimettiamo a posto! Ora mettiamo questi ovetti dentro a quello grande e saremo pronte per la caccia alle uova. Altre! Uffa! Ma vi avevo appena lavati! Uno? C'è troppo disordine qui! Due? Glow Pixie! Aiuto! Ormai dovremmo aspettarcelo! Sembra che Charlie abbia bisogno di noi! Dobbiamo liberarci! Avanti, Glow Pixie! Dobbiamo andare! Come se le uova e la vernice si fossero mescolate formando una colla. Ci siamo! Preso! Caccia o non caccia, ho trovato le uova. Questa stanza è un vero disastro. Volevo organizzare una caccia alle uova, ma i bambini le hanno trovate prima che le nascondessi. Sta tranquilla, so come risolvere il problema. Altre uova. Sarebbe stato divertente fare una caccia alle uova con i bambini. Altre uova, eh? Aspetta, ho avuto un'idea. Portale Lieto Cuore, apriti! Gigi, Siena, bendate i bambini, per favore. E anche Charlie. Ok, la grande caccia può avere inizio. Prendete un cestino e trovate tutte le uova. Teo, no! Potrei farci l'abitudine. Guardate qui, bambini!
cosa. Ma per ora non ho bisogno delle tue cure, Lulu. Se non si riesce alla prima, bisogna continuare a provare, giusto? Pensavo che in porta ci sarebbe finito il pallone, non io! Grazie, Tilly. Questa è la volta buona. E permettere alla tua ala di guarire, ok? Te l'ho detto, sto bene! Papi! Sienna, Gigi, state bene! Oh, è una mia impressione! Oh, quella sembrava la voce di Tilly! Non saprei! Non mi pare di star sentendo nulla! Quel grido era decisamente di Tilly! Dovremmo muoverci! Sammy, no! La tua ala! Tu devi riposare, Sammy! Me ne occupo io questa volta! Fiori in porta! Charlie! Charlie! Ci senti? Gigi! Sei tu! Ehi, ehi! Vai piano, Charlie! Dobbiamo assicurarci che tu non ti sia fatta male! Dottoressa Lulu? Mi sono fatta male all'ala poco fa ed è un po' dolorante. Oh, grazie, Lulu. Va molto meglio. Forza, Charlie! Aia. Se alla prima non si riesce, si deve provare e riprovare. Vorrebbe proprio un abbraccio! Un abbraccio! Oh! Questo è un vasino. Da adesso, per fare pipì o popò, vi siederete qui. Facile! Ok, quindi dovete andare sul vasino. Ok, lo rivedremo un'altra volta. Ah!
vasino, non state proprio capendo! Oh, forza, Teo! È la tua occasione! Oh, Sienna, è un ricevimento davvero magnifico! No, Tilly, sul vasino! Sì, e la torta è spettacolare! Oh, grazie mille, mie carissime amiche e compagne Pixie! Avanti, bambini, potete farcela! Dovete usare il... tre pannolini sporchi! Glow Pixie! Ho bisogno di aiuto! Scappiamo! Presto! Ma cos'è questa puzza? Ho bisogno di aiuto, Glow Pixie! Voglio insegnare ai bambini a usare il vasino, ma non sta funzionando! Ho notato! Bolle antiodore! Oh, ottima pensata, Gigi! Ma non c'è tempo da perdere! Forza, Glow Pixie! Cambiamo questi pannolini! Stai indietro! Materiale nocivo! Ok, quindi dovete andare sul vasino. Tilly, ce l'hai fatta! Hai usato il vasino! Stai andando benissimo, tesoro! Forza, piccola! Sì! Brava, Tilly! Proprio un cane. Non so che cosa fare. Glow Pixie, aiuto! Oh no, mi sembrate tanto tristi. Ci penso io. Ecco, va. Glow Pixie, aiuto! Ehi, fermi, no! Credo che il tuo giardino abbia proprio ragione. Dobbiamo muoverci. Ti aiuteremo a recuperare i fiori, Sienna. Ma adesso dobbiamo aiutare Charlie. Forza, andiamo! Va tutto bene? No! Il nostro cane arriverà oggi! Ma
ma non sono più sicura che dovremmo averne uno. Non abbiamo preparato nulla. Un cagnolino richiede molto lavoro, ma non preoccuparti, Charlie, ti aiutiamo noi. Tutto ciò che vi serve è solo un po' di pratica. A un cane servono poche cose per essere sano e felice, vero bello? Ciò che gli serve è della buona pappa. Uno spazio sicuro e dei bei giocattoli tutti suoi. Ha bisogno di molto amore e tante coccole. E tanto riposo. Comportatevi bene, ok? Certo. Stanno bene, Charlie. Sta tranquilla. Ciao, bambini. Ciao, Glopixie. Ciao. E ora si balla! Siamo piccoli, ma le nostre mosse infiammano ogni festa! Adesso balliamo tutti insieme, dai! Battiamo le mani al ritmo! Un bel ballo, bellissimissimo! Festicciola, giusto, bambino?